Salve la gente, qui Gabby e bentornati su Giardino di Babba! Le botte. Ma perché vi parlo di questo gioco che abbiamo portato sul canale non molto tempo fa? Tra l'altro andatevelo a vedere se ve lo siete persi. Comunque dovete sapere che da poco è uscito un canale misterioso che sta uppando tutti i nuovi capitoli di Bam Bam prima che il gioco sia uscito. Infatti su Steam il gioco è datato per marzo 2023, ma lui ci sta già giocando. Non si sa come faccia, ma oggi indagheremo un po' di più su questa cosa. Rimanete sintonizzati che scopriremo tutti i misteri. Vi ricordate quando noi eravamo con Jumbo Josh e si spaccava tutto e si schiacciava e noi cadavamo nell'oblio e poi non si capiva più niente? Bene, sembra che lui l'abbia salvato. Intanto c'è Jumbo Josh che lo sta seguendo. Ma come fa? Già iniziano cose strane. Quello è Jumbo Josh. È tornato Jumbo Josh. Guardalo. Marone, ma quanto brutto. Pozza via. Perché continua? Ha continuato. L'abbiamo schiacciato! L'ha schiacciato e ha preso di nuovo il telecomando! No, vabbè, il continuo! Epico! Non poteva che finire così! Ci sono altri disegni? Cioè, ma come fa ad avere già il gioco? In ogni caso, prosegue. Apri la porta. Hello. No! Oh, cavolo, c'è l'altro demone! Ma non lo seguire mai! È sparito. Io sono spaventato da quell'essere. Blip. Andiamo avanti e Toby continua. No! Un'altra cosa misteriosa che lui ha scoperto. Guardate qua che roba. C'è una roba fuori di testa. Vi ricordate che sulla parete del muro qui c'erano le gambe di pappagallo? C'è un motivo perché ci sono. Adesso ce lo mostra. Bisogna trollarlo. Cioè lui in qualche modo riesce a trollarlo. Lui clicca e l'ha fatto cadere. E fino a qua ci siamo riusciti. Ma lui fa un'altra cosa adesso. C'è qualcosa che non va. Si è sentito un rumore nel suo gameplay. Ha fatto spuntare una sedia. Ma come? Come ci è riuscito? C'è un passaggio segreto. Quindi si è spostato. Normalmente ti portava, ma ci sono dei... No, ma io non lo sapevo che c'erano questi cosi. Ma che cosa? Ha fatto spuntare un'altra sedia segreta e ora può andare giù da lui? Ma com'è possibile? Ma tu non me la racconti giusta. No, secondo me è fake. Ok, sta scendendo. Porca vacca. Quindi vedremo. È pieno di computer rotti della fabbrica. È successo qualcosa. Probabilmente un esperimento è andato a male. Ma vediamo, continua a camminare. Oh, io ho paura di quel pennuto. È la cosa più inquietante della vita. Aggy Waggy non è niente in confronto al pennuto. E si è incastrato tra dei rottami. È ancora vivo. È ancora vivo. È come Dodò dell'albero rosso. Ecco. È ancora vivo e tornerà. Ok, ora torniamo al capitolo 2. Vi ricordate quando abbiamo aperto le porte prima? Quando apri le porte e segui quel demone. Ok, è caduto dal nulla. È scivolato. Pericoloso. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Apri quella porta. Ecco, questa è la stanza numero 2. È un altro parco giochi pieno di trappole. Secondo me incontreremo gli altri mariuoli. Ma l'ha creata lui sta roba, perché c'è scritto sale playtime. Chissà se il capitolo 2 con quale velocità è tornata indietro. Parkour zona, la zona del parkour, quella che odio. E devi saltare da pro. E qua troverà un nuovo telecomando. C'è un telecomando segreto. Fai l'ultimo salto, non morirmi, bravo. C'è un uccello, c'è un pennuto. Serve per richiamare il pennuto, mi sa. Ok, sono riuscito a trovare la continuazione. Togliendo il comando si apre un pulsante segreto che ci fa spawnare un nuovo mostro. È Capitan Findus. È Capitan Findus. Si chiama Capitan Findus quello. Non so il perché, ma è peggio quasi del Papa Gianni, del Barba Gianni. E poi deve prendere la sedia e scappare di nuovo. Sì, ma cosa sta diventando sto gioco? Allora, è riuscito ad entrare di nuovo dove è andato Capitan Findus e prosegue. E sta andando nella sua stanza, quella di Capitan Findus. Oh, mamma mia, guarda la sua porta. No, la malvagità fatta persona, devi scappare di qui. È strainquietante. Attenzione, ci sono i pennuti qui. Buttali via, buttali via. Scappa, attento uomo. My man, my brother. Stay strong, my brother. Stay strong, my brother. Ce la devi far. Capitan Findus. Capitan Findus. Ok. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. Ti prego,
È una stanza con altri computer. Una cacchio di stanza con degli autoparlanti. Esperimenti andati a male, io ve l'ho detto. I bambini. Controllavano i bambini. Ora lui è tornato di sotto e forse riesce a sbloccare la porta. Sì, dai, campione. E qui c'è un'altra stanza con un bottone rosso. Ed è tornato a capire a Vindus. Non farmi del male. Te magna? Con quella bocca te magna sto coso. Ah no, è buono. Non me l'aspettavo da lui. Dopo averlo salutato gli fa fare un minigioco pazzo. 3, 2, 1. Pazzo. Devi andare sui colori come su Stumble Guys, che c'è il gioco dove andare sui colori altrimenti muori. No, vabbè. Poppy Playtime dei poveri. Questo è il Poppy Playtime dei poveri ed è per questo che è ancora più inquietante. Le cose fatte male sono inquietanti. A me Poppy Playtime fa ridere, ma questo mi fa... Però questa volta ce la fa. Questa volta ce la fa. Ho trovato il gameplay dove ce la fa. Io non so, ce li ha tutti questo. Ce li ha tutti. Questa volta lo segue. Ha sfondato la porta dalla rabbia. Devi scappare, devi scappare. No, lo sta seguendo, lo sta seguendo. Scontro epico tra Sailor Moon e Capitan Findus. Scappa Sailor, scappa Sail. Dai, 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 dai. Questo lo frega, lo frega. Gli ha aperto l'ascensore, non lo so. Ah, deve girare, deve andare intorno perché ha aperto l'ascensore. Bella tattica, brother. Beh, quello è troppo grosso per farsi le scale. Dai, easy. Perché ci sono delle frecce lì? C'erano delle frecce a muro. Vabbè, vediamo. Che schifoso. Le sa tutte lui. Comunque tu hai il telecomandino magico. E il telecomandino magico entra in ogni poro. Lo frega, lo frega. Lo frega di brutto. Lo sculaccia, lo pappina. La vinciamo easy. Stop. Hai letto il cartello? Ecco, era per te. Sì, però esce dalle... Era tutto pareti, non c'è altro da dire. Ok, ok. Devi solo andare nei posti giusti. E secondo me ora lo frega. Vai, bravo, bravo. Quella! Con che mossa? Avete visto che mossa? Quella era IQ 3000. E ora si butta, si suicida dalla disperazione, probabilmente. Ha trovato una nuova zona. Un pulsante segreto. Ok. E vabbè. Troppa carne al fuoco, troppa ciccia. E un altro di quei computer. Ci perseguitano. E ok, e riesce ad andare via. Ma la storia continua. Cioè, pure è andato nell'altro piano dove c'è l'altro nemico. Questo è già il capitolo 3. Ma qual è il capitolo 2? Questo è il capitolo 3. È riuscito a scendere. Ci ha creato l'intero gioco. È andato in una nuova zona con le fontane. Ma questa è più pericolosa. È un acquario. Perché uno di loro, se non vi ricordate male, era una medusa, un Octodad. Qua bisogna trovare i biglietti, bisogna trovare... Vabbè, ha trovato una batteria per non so che cosa. È lì, si nasconde qui quel mostro. È il mostro arancione. Per fortuna ha la carta che ha preso dal mostro blu. Da notare che c'è pure la catenella. E qui dentro... Ah, devi trovare tutte le batterie. Sono 4 in tutto, no? Quindi devo andare in giro in questo posto pericoloso e trovarle tutte. Andiamo avanti un po' veloci e vediamo se riesci a trovarle. Probabilmente in tutte queste stanze, vedete, deve cercarle. Ne sta trovando. Questa cos'è? Una forbice dalla punta arrotondata. Se no Tonio Cartonio si arrabbia. Ah, e con le forbici può aprire qui da dove c'è caution. Ah, cioè, ma veramente se è una fan made l'ho fatta benissimo. Meglio degli sviluppatori. Io non sarei sorpreso se gli copiano tutte le idee, sti qua. O magari una o due gliela copiano sicuro. Sono curioso veramente di vedere il gioco dopo e prima di questa cosa. Va bene. Comunque le ha trovate tutte. Quindi no problem. Però adesso secondo me attiva il maestro. Attiva il maestro. Attiva il maestro. Ok, ok. Aperto l'ultima grata. Mi sa che arriva. 3, 2, 1, lo vedo. Guardalo! Guardalo quanto è brutto! Guardalo! Uno spaghetto! Uno spaghetto! E quando si è accorto? Ah, si caga addosso. Forse siamo più brutti noi. Scusa, ma sono più brutto di te. Niente, l'abbiamo spaventato, ragazzi. Mi sa che siamo più brutti di lui. Beh, dai, meno male. A volte essere brutti allora ha i suoi vantaggi. Vabbè, alla fine dobbiamo riprendere il drone. Lui è riuscito a risalire. E usando il drone si sblocca l'acquario e dobbiamo andarlo a trovare. Garden of Banban 2. Oh, 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 è tornato! Aiale! La botta potente che ci ha tirato. Niente, dobbiamo utilizzare il telecomando. Dobbiamo utilizzare il telecomando di Birdy. È l'unica in questo momento. È l'unico nostro cimelio di famiglia.
In questo modo lo possiamo controllare, perché lo possiamo. No, è un grande. È un grande. Usare Birdie. Usa il tuo nemico del tuo nemico per vincere. È assurda. È la tattica dei pro questa. Lo usiamo per ammazzare tutti. Cosa più bella della vita. Ma quale altro gioco di... Lo può cavalcare pure. È bellissimo. Ma cosa ha fatto? Ma questo è un genio. Lui sfonda le porte per quello. Sfonda tutto quello che prende. Vabbè, poi alla fine l'ha messo in gabbia. Lo apre. Lo usa come... vabbè. Pazzo! Aiuto, c'è il cornuto. C'è il cornuto. È tipo... È un po' come il G-Guy di Half-Life 2. È un po' come lui. Cioè, appare ma non sai cosa fa. Magari lo troverai alla fine. Vabbè, qua deve farsi tutti i puzzle. Io odio i puzzle, quindi per adesso non li guardo. Vedo solo cosa fanno. Ah, riaprono la gabbia e devo entrarci io nella gabbia adesso. E qua è l'ultimo. L'ultimo gameplay. Vediamocelo, gustiamocelo. Slurpiamocelo. Mmm, Findusino. Ce lo portiamo dietro, ormai il nostro animaletto domestico. E si va verso l'albero della vita, della vittoria. Tanto tutto... Ecco che lo continua a camminare, io non so. Io sempre quando sento qualcosa di strano quando si avvicina. Deve avere un'aurea potentissima, ragazzi, quello. Senti proprio l'aurea, quando passa una persona importante la senti. Stanza segreta. Dobbiamo riraccogliere le uova. Le uova, le uova, le uova. Le prende tutte. Così si arrabbia il piccione. Non è che si arrabbia se gli rubiamo le uova. Prendile tutte. Vai un'altra lì sopra. Zoom. E le devi inficcare sull'albero. Ok. Secondo me si arrabbia il piccione. Non si è arrabbiato, meno male. Oh, 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 oh. La stanza segreta. Il demone aveva una ragazza. La Kissy Missy. Ma che schifo. Si stanno baciando male. Oh, oh. Li abbiamo sgamati. Li abbiamo... non ci si bacia davanti al Gabibbo. E niente, questo è stato l'ultimo gameplay per adesso disponibile. Ma ne usciranno altri. Questa follia sta continuando e questo sta facendo i milioni di views. È un pazzo furioso. Probabilmente uno che ha ricreato Bambam da zero da solo. Perché non ci li vedo gli sviluppatori. Sarebbe controproducente per loro. Quindi è assurdo, è una roba da pazzi. Io non ci posso credere. Io non ci voglio credere. Vabbè ragazzi, troppa carne al fuoco. Troppa carne al fuoco. Io vi ringrazio però per la visione di questo episodio. Abbiamo scoperto un po' i misteri. Abbiamo visto un po' quello che potrebbe succedere. Quando uscirà il vero Bambam 2 lo troverete prima possibile, subitissimo, nel mio canale come al solito. Ma per questo vi ringrazio. Noi ci vediamo alle prossime. Lasciate like, iscrivetevi, campanellina. Shoo!